Ehi, ben ritrovati da AntroLink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Che ci farà mai AntroLink nel Far West? Questo non ci interessa, è materiale per un altro video, ma oggi nuovo evento di Yo-Kai Watch. E vediamo un po' di chi sarà mai questo evento. L'evento è con i portali bizzarri, proprio top evento. In realtà non è che mi piaccia molto, però ci può stare. E abbiamo a che fare con le gnache B92. Cosa? Nate? Torna Nate, torna? Come mai torna Nate? Ah, lei è proprio lo yokai. Gnache B92. 48. Come ci ha finito a 90? Dovrebbe essere 96, ma chi se ne frega. Però Jibanyan ovviamente è estasiato. Quindi non è lei però lo yokai nuovo. E se non sbaglio dovrebbe essere l'evento con lo yokai di cristallo? Sì, nonno fame che ora è giovane. Ah beh, doppia Z, cavolo, mica cotica. Quando arriveranno alle tripla Z, allora lì davvero sarà interessante fare qualche slottata. La cosa buona è che ho ripreso a giocare e quindi potrei fare più slottate del normale. Ma prima cosa, cominciamo con gli stage segreti come in ogni video di Yo-Kai Watch Puni Puni. Gli stage segreti per questo evento sono: finire lo stage 23 con Zia Cora in squadra e completare lo stage 45, cioè lo stage finale, con Puli Shogun in squadra. Sono gli yokai che tutti quanti abbiamo preso nel corso del gioco. Non mi sembra che vengano in squadra automaticamente, ma bene o male l'abbiamo tutti quanti. Quindi andiamo a vedere le quest per questo evento e poi magari una slottata ce la butto anche dentro. Magari chissà che io non abbia davvero tanta fortuna e trovi la doppia Z, perché negli ultimi video le slottate sono andate piuttosto bene, ma la connessione non regge. Non si sa perché, ma invece c'è. Dunque, la prima missione è completa lo stage 1. Certo, completa lo stage 13. Completa il livello 5 della stanza dei germogli. Mo ci arriviamo, mo vi dico cosa significa perché già ho capito. Praticamente ci sono i Sakura. I Sakura sono i ciliegi che non danno frutto. In questo caso abbiamo da completare la stanza con i ciliegi del livello 5, ma solo quando sono appena germogliati. Poi, quando sono fioriti, completare il livello 2. Poi abbiamo la missione del livello 45, completa il livello 45 senza usare continua. E poi completa il livello 20 della stanza dei germogli. Adesso facciamo anche il primo portale bizzarro così vediamo bene insieme. E poi gioco una volta attacco al punteggio. E ok. Ovviamente i portali bizzarri hanno delle condizioni. A volte non possiamo curarci, a volte usare un boost di potenza ci dà un malus invece che potenziarci effettivamente. E come vediamo qui, questa è la stanza dei boccioli, vedete? L'albero è verde. Quando invece la stanza è quella della fioritura, ci sono i ciliegi con le foglie rosa. Poi c'è la stanza delle reward, delle ricompense, e quella è un'altra cosa a parte ancora, si riconosce. Vabbè, il primo livello, insomma, non è che posso chiedere chissà quale yokai forte, certo. Comunque sia, in questa maniera si fanno anche punti yokai, quindi perfetto così. Vediamo un po' la ricompensa, una polvere d'oro, quella che ci restituisce tutti quanti i punti salute. Perfetto. Ora, adesso andiamo alle missioni. Oh, eccoci qua. Le prime missioni di questo evento, le prime 9 missioni, richiedono di mandare l'energia vitale agli amici, da un numero di una volta a un numero di 200 volte. Vediamo come. Una volta superata la stanza bizzarra, qui ci scorrerà un timer in base a quanti punti salute abbiamo perso. Più ne perdiamo, più ci vorrà tempo per recuperare la salute. Oh, per aiutare gli amici, una volta che avremo aperto la sala bizzarra, basterà andare qui su Tomodachi, andare di qua e vedere se qualcuno dei vostri amici ha già iniziato a giocare l'evento. A quanto pare da me nessuno ha ancora iniziato, nonostante io abbia un roster pieno di amici, ma perché forse sto registrando appena uscito l'evento e quindi ancora nessuno. Comunque sia, in questa schermata qui, in teoria, o in questa, in una delle due schermate, ci saranno le icone dei vostri amici. E a fianco un bottone con scritto manda salute. Puoi mandare il 10% della tua salute massima e in questa maniera hai mandato un aiuto ai tuoi amici. Se lo fai per 200 volte,
puoi riscattare tutte quante le ricompense di aiutare i tuoi amici. Oh, iniziamo poi con le missioni per le stelle. Queste come al solito ve le scorro abbastanza velocemente, 20-30 e tutte quante nella prima mappa per ricevere queste bellissime ricompense piuttosto golose. Poi, seconda mappa stessa cosa, da un numero di 25-40 e tutte, insomma, prendete le stelle. Se volete farle, potete farle tranquillamente, non è difficile capire ciò che ci richiede il livello. Anche con il traduttore ce la fate facilmente a capirlo. Poi, iniziamo con gli stage e quello che ci richiedono. Completa lo stage 1 scoppiando 120 puni o meno. Completa lo stage 3 andando in Fever Time almeno una volta, la modalità delirio. Completa lo stage 7 in 110 secondi o meno. Completa lo stage 10 creando almeno 3 sfere bonus. Le sfere bonus, se non avete yokai che creano sfere bonus tipo Ultimo Re Shogun, potete farle scoppiando puni di dimensioni 11 o maggiore. Completa lo stage 13 con solo puni di rango S in squadra e senza usare continua. Come fa a essere una missione questa? Completa 3 delle 5 missioni e completa tutte e 5 le missioni. Interessante. Passiamo allo stage 15, che è da completare con almeno 15 combo. Completa lo stage 20 realizzando 200.000 punti. Completa lo stage 25 senza usare continua. Completa lo stage 28 realizzando un singolo danno di 5.000 con la tribù sfuggente. Ovviamente non dovete essere in Fever Time, altrimenti non ve lo conta. Completa lo stage segreto numero 1, che vi ho detto prima come si apre, con solo tribù generosa in squadra. Quindi solo yokai tribù generosa. Completa le missioni, eccetera, eccetera. Passiamo alle missioni dell'ultima mappa. Completa lo stage 31 realizzando un singolo danno di 6.000 con la tribù spaventa tutti. Completa lo stage 36 con massimo 2 tribù diverse di yokai in squadra. Completa lo stage 42 usando 3 Energimax o meno. Completa lo stage 45 con solo yokai di rango A e senza usare continua. Completa lo stage segreto numero 2 con almeno il 40% dei punti vita e completa le missioni dell'ultima mappa. Perfetto, ci siamo. Vai, 4005 multisummon. Non so se le multisummon funzionano come in Inazuma Eleven, che lì anche fare i multi non cambia nulla. Ah, data malino. Però tutte rosse almeno. Speravo un po' meglio. Peccato. Facciamone un'altra, dai. Che poi comunque sia alla fine conviene fare multi perché spendi di meno. Invece in Inazuma Eleven spendi uguale che ne faccia 10 o che tu ne faccia singole. Quindi alla fine. Ma dai, ancora? Ma dai! Ma che sfiga! Si può dire sfiga? No, peccato, è andata malino. E se gli yokai si potessero reincarnare come nelle carte di Yu-Gi-Oh! In Duelist of Roses? Cavolo, sarebbe figo. Vai, mi rovino. Tutte quante le faccio, tutte. Sono povero. È proprio vero che quando è troppa fortuna, dopo non ne hai più per un po'. Ma sinceramente non puntavo neanche a prendere il rango doppia Z. L'ultimo consiglio che vi do per questo video è una cosa che non ho mai menzionato, ma è questo qui. Questo giocatelo ogni qualvolta avete possibilità, perché può darvi delle grandi ricompense. Per esempio a me una volta ha dato 500 punti yokai. Il che non è male. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!